Vi invito ad avvicinarvi, se potete, intorno alla statua, alla Beata Vergine. È un piccolo segno quello che oggi facciamo, ma credo che abbia un significato importante per noi, per diversi motivi. Il primo è che la Beata Vergine del Carmelo è la nostra patrona e averla un po' qui sulla strada sta un po' a indicare la protezione della Beata Vergine per tutti noi. La chiesa su in alto, e sapete che la parte alta di Adami si sta un po' svuotando purtroppo, e quindi penso che questo, che diventa un posto anche di passaggio, sia anche un posto dove fare un pensiero, una preghiera alla Beata Vergine. Ringrazio il sindaco per la disponibilità che ha avuto nell'essere qua a condividere questo piccolo ma per noi significativo momento. Accogliamo il suo saluto prima di condividere poi la preghiera dell'Angelus rivolta alla Madonna. Buona domenica a tutti. Stamattina siamo qui per presentare ufficialmente questa piccola statua della Beata Vergine alla comunità, con la speranza che diventi, o meglio, continui ad essere un punto di comunione e di preghiera, ma che diventi anche il simbolo dell'incontro e della socialità. L'amministrazione che rappresento è grata a tutti voi, che in un modo o nell'altro avete reso possibile questo evento. A tutto il gruppo di cittadini che periodicamente si organizza e pulisce la piazzetta. Soprattutto vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare Padre Benedetto, che compie un'azione religiosa e sociale nel nostro territorio davvero meritevole, per la sensibilità e lo spirito di famiglia con cui accoglie tutta la comunità di Decollatura, con cui si prende cura di tutti noi e dà accoglienza ad ognuno secondo i propri bisogni. Lo ringrazio per il modo discreto e amorevole di essere vicino a tutti. Scopriamo oggi questa Madonnina con l'augurio che questa immagine religiosa rafforzi i valori della nostra religione e dia modo di manifestarla anche nei luoghi di socialità, qual è questa piazzetta che ci circonda. Buona domenica a tutti. Invito il sindaco a... Ecco, che la Vergine diventi un po' un segno veramente di sostegno e anche di preghiera per ciascuno di noi. Ora, come nelle antiche tradizioni, voi sentite continuamente le chiese a mezzogiorno suonare la campana e suona l'Angelus, e lo recitiamo ora insieme. Per la nostra comunità parrocchiale, per la nostra realtà, il nostro paese che ci circonda e per tutte le situazioni che ognuno di noi ha, difficili, faticose, nella propria famiglia, invocando la Vergine Maria perché sostenga il cammino di tutti e di ciascuno. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me secondo la tua parola. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Signore, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce. Guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora invito, c'era un mazzo di fiori che viene donato, vorrei che il sindaco, a nome un po' di tutta la nostra comunità, lo presenti davanti al vaso della Vergine. Sono rose bianche per ricordare la purezza di Maria, ma anche il nostro desiderio di preghiera e di pace in questo tempo così drammatico che stiamo vivendo. Che sia veramente un segno di speranza. E vorrei concludere, vi è stato dato un foglietto con una preghiera che è di Giovanni Paolo II, che si intitola Mai più la guerra. Vorrei che la leggessimo insieme, rivolta al Signore e alla Vergine Santa. Mai più la guerra. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenze, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, il Signore sia con voi. E per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vorrei cogliere l'occasione, oltre di nuovo a ringraziare il sindaco della sua presenza, di ringraziare tutti voi che siete qui presenti, ma in particolare chi ha avuto l'idea, che un po' è stata di qualcuno, penso a Costanzo, ma a tanti altri, che poi hanno condiviso e fatta diventare di tutti, perché l'idea è nata da questo luogo di incontro, di preghiera per Maria, con Maria. E allora vorremmo che questa sua presenza sia sempre costante con noi. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono resi disponibili per tutti i lavori che sono stati fatti, dalla colonna ai lavori che sono stati organizzati per sistemarla. Abbiamo dovuto rinviare un paio di volte l'occasione, però oggi il Signore sembra proprio che dopo la neve di questa notte ci sta proprio benedicendo con la Vergine Maria. Lo ringraziamo veramente il Signore di questo dono di grazia e continuiamo a pregarlo per le nostre necessità e, come sappiamo, in questo tempo particolare per le drammatiche situazioni che in Ucraina si stanno vivendo.
mi permetto di dire che ho due cugini di una mia carissima amica che sono andati in guerra proprio questa mattina in Ucraina. E voglio pregare proprio per questi due ragazzi, 17 e 19 anni, perché possano veramente essere protetti insieme a tutti i loro connazionali e che questa logica assurda della guerra possa veramente essere superata da veramente un po' di luce di Dio, perché se non c'è quella qua mi sembra che andiamo a finire solo che peggio. Ma un augurio caro a tutti, un grazie di nuovo a tutti per l'affetto e la disponibilità. Ho visto che avete pensato che oggi è la domenica di carnevale e quindi abbiamo l'occasione anche di condividere qualche dolce. Grazie di cuore ancora a tutti e preghiamo insieme in questo momento particolare la Vergine Maria che interceda presso suo figlio. Auguri di nuovo a tutti per questa domenica e un buon aperitivo e un buon pranzo a tutti quanti.